Tutti bentornati sul mio canale, primo video che giro ufficialmente da quando non sono stata bene per via dell'attacco d'asma più brutto della mia vita, ma finalmente sono tornata, sto molto meglio e grazie per tutti i messaggi e la vostra presenza, siete stati pazzeschi. Oggi proviamo i prodotti che hanno proprio stra uber viralizzato su TikTok, TikTok è impazzito, abbiamo trovato delle chicche, cioè dovete vedere il video, ma prima di tutto voglio ringraziare il nostro sponsor di oggi e oggi sono particolarmente gasata. Allora, il mio amore per Ava & May non è un segreto e credo che la loro fragranza che celebra al massimo l'estate sia Bahamas. Bahamas è anche una delle mie preferite, l'ho usata milioni di volte e Bahamas è proprio l'odore del cocco, del monoi, della crema solare, del mare, è l'estate in un boccetto, è una candela eccezionale, l'ho usata tantissime volte, so che è una delle vostre preferite, so che è una delle top seller assolute, tra l'altro il caso vuole che ho appena preparato, appena da poco insomma, il sapone Bahamas. Vi ho già parlato dei loro saponi in polvere che si attivano con acqua, so che sembra non vantaggioso perché dico che hai 250 ml quanto un sapone normale, in realtà a me dura 3 volte un sapone normale perché è proprio bello gelificato, ne basta pochissimo, fa tanta schiuma ma non aggredisce, pulisce bene e poi è una questione proprio di ecosostenibilità, è stato pensato appunto cruelty free, vegan, senza microplastiche, molto facile e divertente da fare, l'erogatore in vetro, insomma è bellissimo. Comunque Bahamas appunto è questa fragranza ed è molto buona perché è l'estate, cioè è l'estate, è buonissimo. Io di questo vi consiglio comunque il kit con le quattro fragranze da provarlo perché è molto bello. Comunque che cosa è uscito ragazzi? Ah, sapete che di Bahamas c'era già anche il diffusore che è molto bello, rosa per l'estate. Poi mi piace usare il diffusore e la candela abbinati perché si enfatizza la vicenda, ma voi sapete quanto io trovi che non si parli abbastanza degli spray ambiente di Ava & May perché durano tantissimo, si sentono tantissimo e hanno lanciato Bahamas! Boom! Benvenuti alla playa con Bahamas! No, l'ho rimesso dentro bloccando il cartellino, sono un genio. Cosa pensate? Benvenuti alla playa con Bahamas! Cioè voi dovete sentire questa roba qua, sentite. No! Sa proprio di monoi tiare. Mare, cocco, crema solare, abbronzatura, è buonissimo anche per chi di voi so che avete dei gatti e non potete tenere le candele. No, ma senti qua che roba, lo senti assistant? Yes. No, dovete provarlo. Tra l'altro se avete le tende in casa, io a volte lo, perché questo si posa anche sui tessuti, io lo faccio cadere a pioggia sul divano, eccetera. Ciao. Ciao, l'assistant mi fa sicuramente perché è veramente intenso, è potente, è buonissimo. Provate, provate Bahamas, è l'estate, cioè uno scherzo, fantastico. Tra l'altro ci hanno dato anche una super promo che ora vi dico perché. Sentite qua che roba. Con il codice BOOMFREE, tipo B-O-O-M-F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 -
sconto su tutto, più una bellissima tote di cotone, che è bellissima, purtroppo non mi è arrivata in tempo, ma ho visto le foto, è bellissima, bella anche da portarsi in spiaggia, e ce l'avete in omaggio. E tra l'altro sentite qua, lo sconto e il regalo si attivano spendendo almeno 39 euro da scontare. Quindi praticamente avrete il regalo con una spesa di soli 20 euro. Quindi prendendo tipo il nostro diffusore, credo, adesso dovrei fare i conti, ma avete capito. Quindi 39 euro da scontare, volo. Il codice è valido fino al 31 di luglio, però purtroppo di tote bag ce ne sono veramente poche, quindi io ne approfitterei. Voi dovreste sentire il profumo che c'è qua in questo momento. Bene, e dopo io di questo ringrazio tantissimo Ave&Me e andiamo a provare i prodotti virali su TikTok, che è evidente quello che abbiamo fatto, ma manca il mascara, ma scoprirete nel video perché. Andiamo al video. TikTok è tipo un plafond ricco di viralizzazioni. Tra l'altro adesso trovate anche me su TikTok, Giulia Covo 87, trovate il link qua sotto. Ah, niente balletti, niente... E poi... Niente robe così, ma sempre beauty. Comunque, stavo dicendo, oggi invece proviamo i prodotti più virali in assoluto su TikTok e cambiano continuamente. Io... come si può dire? Monitor e poi, ok, basta Giulia, cominciamo. Dunque, non ho trovato nuovi fondi che hanno viralizzato, quindi ho messo il mio fondo della vita, della speranza, dell'amore, della gioia, della rinascita e del mio cellulare che suona.
FUC, che è, lo sapete già, il Pretty Fresh Hyaluronic Hydration Foundation di Colourpop. So che c'è da pagare la dogana, ma credetemi, io comunque vi lascio il link qua sotto. Se volete provare un fondo straordinario, questo lo è, vale la pena di pagare qualche euro di dogana per averlo, senza neanche avere il dubbio. Io utilizzo il colore Light 40N, che è il mio colore perfetto, ma in questo momento è un pelino chiaro perché fosse un accenno di sole, eh? Per errore, beccato le mie gote. Comunque, il primo prodotto l'ho applicato off camera perché non si vedeva niente, però è il primo prodotto che ha viralizzato e vorrei dire due parole. Dunque, io per recuperare questo prodotto l'ho comprato da Amazon America pagandolo troppo, ma ero troppo curiosa. È un prodotto di Touch in Sol, si chiama Icy Sherbet Primer Silicone Free and Cooling Effect. Ora, ammetto che pensavo fosse una cosa divertente e in realtà è fighissimo. È questo, allora, tipo effetto acqua rosa, lo vedete? E sembra un boccetto di silicone. In realtà quando lo tocchi è ghiacciato, o è, l'effetto è criogeno, non è ghiacciato, però è molto fresco, molto piacevole sul viso, specialmente con questo caldo maiale. E non è siliconico, non è occlusivo ed è come una sferzata d'acqua fresca, perché a contatto con il calore della pelle si scioglie, si asciuga subito e ha questo effetto fresco e leggermente levigante. Mi piace molto, anche se credo che abbia viralizzato più che altro per quanto è strano colore texture, ma in realtà il prodotto è molto valido secondo me. E mi è appena arrivato, quindi non l'ho ancora provato, però ve lo devo segnalare perché questo ha stra viralizzato, forse però più su Instagram che su TikTok, la novità di Ole Eriksen. Ora, questo è stato fatto passare come una roba mai vista prima. In realtà vi vorrei ricordare, chi mi segue da tempo lo sa, che questo prodotto lo faceva già 10 anni fa Vita Liberata, io ve ne parlai, il Sunless Glow, che era un primer autoabbronzante. Comunque, questo è il loro Banana Bright, il loro famosissimo primer, ma nella versione Sun Kissed. Quindi che cos'è? È un primer trucco alla vitamina C con autoabbronzante, perché io non ho intenzione di usarlo d'estate. Dunque, voi sapete che la condizione sine qua non perché un autoabbronzante funzioni è il fatto che la pelle non entra a contatto con acqua o fluidi, sì, dall'esterno ma anche dall'interno. Quindi se hai la pelle che trasuda per il caldo, l'autoabbronzante rimane a macchie. Infatti io l'ho sempre applicato la sera in piena estate. Ora, questi qua per uso quotidiano hanno un basso dosaggio di autoabbronzante, quindi è difficile macchiarsi e robe del genere, però in generale preferisco usarlo quando c'è caldo, quando c'è più fresco, la pelle non suda e l'autoabbronzante sta lì a fare quello che deve tutti i giorni. Però è simpatico perché sono praticamente due prodotti in uno. Ok, ora, di correttore ho messo un prodotto che ha viralizzato però già da qualche mese e l'abbiamo già messo insieme, ve ne ho parlato mille volte, si finirà sicuramente nei top 2022, secondo me, uno dei migliori correttori che abbia mai provato, sicuramente per la mia fascia d'età e up, quindi soprattutto pelli mature, il Buried Me Concealer Serum di NYX. Questo è meraviglioso, ma ho letto i vostri commenti quando ve ne ho parlato in tanti video, avete detto tutti, Giulie, è il correttore, non un correttore, fantastico, da provare, meraviglioso, quindi sapete già cosa ne penso. Io adesso sto usando il colore 03, ma per me va bene anche lo 02, e sono contenta che abbia viralizzato perché è una bomba. Ora, dobbiamo settare tutto. E ho notato che ultimamente viralizzano anche prodotti che sono in vendita da un sacco di tempo. È il caso del Gloss di Kiko che proveremo adesso, è il caso della cipria che utilizzeremo adesso. Io questa cipria la usavo 10 anni fa. E sto parlando della Prisme Libre di Givenchy. Ho notato che su TikTok tendono a viralizzare anche prodotti molto di lusso. Ad esempio vedremo prodotti anche di Dior dopo, insomma. Piacciono anche i prodotti lusso, e mentre solitamente in altre piattaforme ho notato che viralizzavano più prodotti a basso costo. E questa cipria viene definita Perfection, super levigante, super sottile. Io anni fa usavo la 1, la Mousseline Pastel, oggi userei la 2, però ho la 1, quindi utilizzo la 1. E il concept di queste ciprie di Givenchy è 4 colori cromo correttivi che lavorano sinergicamente all'erogazione del prodotto per settare e tonalizzare l'incarnato. L'altra è più un bagno di beige e di rosato, questa è proprio chiara, chiara, chiara. Non so neanche se vada più bene per il mio incarnato, ma sono curiosa di riprovarla. Mi piace qua perché comunque ha del verde che spegne il rossore, vedete? E poi in fase di erogazione si miscela, quindi io vado a smissussussare. Allora, vediamo. È sempre stata meravigliosa per me questa cipria. Io anni fa la usavo tantissimo, all'epoca anche delle perle di Guerlain che usavo. Vi ricordate, chi mi segue da anni si ricorderà la mia fase perle di Guerlain, che è durata anni, e compravo tutte le edizioni limitate, le usavo sempre, continuano ad essere dei buoni prodotti.
fuck, ho tirato fuori Cipria per 4 mesi. E ok, bitch. Comunque, mamma mia, dove la metto tutta questa cipria? Comunque, stavo dicendo, il segreto per me di questa cipria, soprattutto in questa colorazione, è non metterne troppa, altrimenti il colore predominante viene fuori o può sbiancare. Se invece la metti con un pennello, ha un bellissimo effetto traslucido, che è molto 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 levigante sull'incarnato. Io dal vivo non vedo nessun cast, mi direte poi voi on camera se notate la pelle più chiara oppure no. E assistant, please. L'altro prodotto che ha super viralizzato, ma più che un prodotto è una categoria merceologica, sono le ciprie rosa, cioè aiuto. Allora, voi sapete che la mia cipria rosa preferita in assoluto è la Soft Rose di Lorac. Questa è una delle ciprie migliori che abbia mai provato in assoluto, levigante, idratante, sottile, sembra quasi una crema. Ho ordinato anche la beige, la sto aspettando. Questa contiene addirittura estratto di cica, vitamina C, vitamina E, e ha un effetto light diffusing senza flashback, credetemi, ve ne ho già parlato tante volte. Se avete anche qualche anno in più e odiate le ciprie, questa è da avere. È veramente una delle migliori formule mai provate nella cipria. E di recente sto testando invece la nuova di RCMA, la Premier Pressed in Amethyst. Questa invece è compatta. Per cosa si utilizza una cipria rosata? Per illuminare la zona del perioculare, per avere un effetto defaticante. Se si ha un incarnato da medio a scuro eccetera, è meglio un pigmento giallo, quindi da banana come shade in poi. Un incarnato da chiaro a chiaro medio eccetera, il rosa funziona molto bene. E utilizzerò questa perché è quella che sto usando in questo periodo. Però ad esempio persino la storica Laura Mercier è stata creata adesso, è uscita nuovissima la Translucent Loose Setting Powder Tone Up Rose. Hanno fatto proprio la versione rose, anche se ora ve la mostro, questa di rose non ha mica tanto, cioè è tipo beige con una punta di pesca chiaro. Cioè io per rose intendo rose. A volte le cipre rose poi non sono tanto rose. Ha un bellissimo trito, tutto quello che volete. E trovo che abbia anche un effetto leggermente illuminante, ma una volta che provi la Lorac tutto il resto è noia. In compenso la RCMA è molto molto valida, non posso dire niente. E la uso per settare il mio correttore, ma prima controllo che non sia nelle pieghe. Ecco, l'ho appena detto. Poi a me piace molto la RCMA perché leviga molto molto bene il contorno occhi ma non secca. Tuttavia, ripeto, una volta che provi la Lorac, ciao. Cioè la Lorac veramente è qualcosa di... L'avete mandata sold out dopo che ne ho parlato in un secondo e avete fatto bene, perché la Lorac è veramente la perfezione a livello formulistico per quanto mi riguarda. Comunque la Givenchy, ragazzi, è sempre una gran cipria, cioè leviga i tratti da panico, da panico, da panico. Uè. Potete anche la cipria rosata tenerla un po' più bassa, fare il V di luce, comunque molto comoda in versione compatta. Poi andiamo sugli occhi, che dite? Sì, dai. Allora, in realtà è difficile che viralizzi una palette. Adesso sta girando moltissimo la nuova di Anastasia, ma sono più tendenze del momento legate alle nuove uscite. Non ho mai visto, o forse qualche volta, comunque una palette viralizzare a bomba. In compenso hanno viralizzato vergognosamente i Chroma Flake. I primi che hanno viralizzato sono stati questi di questa marca che si chiama Glisten Cosmetics. Adesso li ha fatti anche Pat McGrath. Pat McGrath. Ciao! Da Nessa Myrex. Ma ne ho ordinato uno, ma lo sto aspettando. In compenso ho visto molte recensioni e dicono che non siano facilissimi da usare perché lasciano pezzi grossi. Questi hanno lo stesso concept di Chroma Flake, sono pezzi di pigmenti riflettenti grossi. Questo è gelificato, si asciuga completamente e una volta che si asciuga, anche se sfreghi piano, non si toglie più. Trovo che diano il loro massimo avendo questi riflessi polichrome su una base cremosa. E quindi io ho preso di questi, ho preso il colore C, che è un riflesso verde acqua e lilla, per cui direi di fare velocemente una base con un prodotto. Beh, allora, perché poi voi avete già visto un video su YouTube prima di quando sono stata molto 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 male questa settimana scorsa, ma è un video preregistrato, è la prima volta che torno su YouTube a registrare, infatti sono stra emozionata. Comunque, Matte Metal di Huda Beauty, io non so perché nessuno parli di questi, io li adoro, ho comprato tutti i colori, lo sapete. Questo è il France Lace and Diamond Drip e uso la parte matte per fare una base veloce, perché poi non so voi, ma io in estate trucco gli occhi pochissimo. Ombretting crema, topper cromo, sparkle, mascara, ciao. Sì, bello, vi piace lo specchio? Giulia, uno specchio.
Questo è uno specchio. E lo vado a mettere. Questo è un punto di lilla stupendo. Ma io adoro questi qua di Huda. Perché non esce con altri colori? Huda, fanne ancora, ti prego. Gran prodotto, sempre bellissimo. Comunque, velocemente prendo. Allora, Sigma è uscita con queste nuove palette che sono i colori più belli, più acclamati delle loro palette grandi. Io ho preso l'Enchanted e un'altra. La bellezza di questa palette con questo duochrome, questi lilla, è tipo perfezione. Quindi faccio velocemente le sfumature esterne, così da poter poi procedere con invece il prodotto che ha viralizzato. Queste di Sigma non hanno viralizzato. E prendo Innocent, che è proprio un... Giulia, ma i pennelli si puliscano prima di fare il video, non dopo. Comunque è una sorta di mauve desaturato e lo uso per diffondere i bordi del mio ombretto lilla, ma ho bisogno di uno specchio. E lo faccio anche dall'altro lato, perché vi voglio far vedere com'è possibile fare un trucco bello, fresco, estivo, simpatico, senza però bisogno di starci 2 ore, perché non so voi, ma io ad esempio l'aria condizionata in bagno non ce l'ho. E nonostante abbia la postazione, sono troppo abituata a truccarmi in bagno dai tempi della scuola, del lavoro, e quindi tendo a farlo lì. E il problema è che ci viene caldissimo, e quindi devo truccarmi un po' rapidly. Comunque. Una volta fatto questo, dopo la rima inferiore ci pensiamo, io direi di arrivare subito col... Chroma Flake, e lui è quello che cambia tutto, cioè accende la partita, e hanno viralizzato a bomba. Vedete, è una pasta gelificata con questi speckle di pigmento multichrome, in questo caso appunto verde acqua e lilla. Guardate, ok, vado. E dai, ma ce la faremo avere uno specchio? Vabbè, riprendiamo questo. Allora, per esperienza, il segreto è non metterne troppo, altrimenti fanno chunk city, si attaccano uno con l'altro e fanno un effetto che secondo me non è molto bello. Ma se non ne metti troppo, sembrano veramente dei cristalli di luna che sono caduti e ti si sono attaccati sugli occhi. Guarda qua, io non so se in camera renda, ma dal vivo sembra che ho i cristalli di della sirenetta sugli occhi. Wow! E ne prendo veramente pochissimo col dito e semplicemente ce lo tampono e si asciuga in un secondo, perché la base gelificata evapora, e rimangono questi che poi non si spostano più e fanno zero fallout anche durante la giornata. Ordinerò senza dubbio altri colori, questo è sì, è bellissimo, ne voglio altri. E di recente la stessa marca, che ripeto si chiama Glisten Cosmetics, ha fatto anche le Chroma Pencil, che sono matite occhi duochrome. Io ho preso il colore 02, che è, guardate che bella, è un oro, giallo e arancio, e dal vivo è tantissimo duochrome, on camera non lo so, è proprio duochrome come un ombretto, però è una matita tra l'altro a mina sottile. E poi ho preso la 06, che invece è un, come lo posso descrivere, verde acqua e azzurro duochrome. Ora, le matite, perché si noti il duochrome, vanno messe in strato un po' spesso, però è bello anche questo accenno di colore duochrome leggero, diciamo che, ecco, perché si vedano, vi consiglio di tenere tratti spessi. Le aveva già fatte da Nessa Myricks queste, però queste le ho pagate meno e devo dire che questo mi fa impazzire, cioè l'effetto sugli occhi veramente, sembro Ariel, cioè, ok, riprendo velocemente la palette, proprio velocemente, volevo solo dare 2 colpi al make up, 2 sistematine al volo, volo. Allora, mi sono sotterrata i pennelli, ma secondo te? E volevo mettere giusto un colpetto di Metamorphosis, che è un ombretto quasi duochrome verde acqua, agli esterni, che riprenda il riflesso. Oh wow, dal vivo è bellissimo, in camera non lo so se reggerà il confronto con delle foglie di pigmento così grande, ma dal vivo proprio questo effetto duochrome verde acqua quando giro lo sguardo, che è molto bello. Questa è Enchanted anche per viaggiare, queste nuove palette di Sigma Mini sono veramente belle. Ho preso la Nude, ho preso questa e ho preso, se non sbaglio, la Corde Rosa Mini, molto molto bella. E a questo punto direi che prendo l'ombretto lilla, che è Moonglade, e lo metto sì, all'angolo interno. Perfetto, molto sirenetta. Direi che nella rima inferiore... Ah, a proposito, di recente
come si chiama? Shiglam è uscito con questa linea di matite, si chiamano Color Crush, sono buonissime, ho preso tutti i colori, sono pigmentatissime, long lasting, hanno fatto un ottimo lavoro, la verde acqua poi è bellissima, si chiamano Color Crush appunto, questa è la Palm Spring e secondo me stava troppo bene a contrasto con l'effetto delle foglie di pigmento e dai, continuo a tirare sulla palette come se fosse lo specchio e nella rima interna secondo me questo turchese starebbe troppo bene, quindi ce lo metto. Cioè, ma ditemi se avete mai visto un turchese così scrivente. Ok, velocemente metto questa matita e torno da voi. Ok, passerei oltre gli occhi perché per il mascara invece devo girare un altro video. Ho avuto idea. Comunque, ho aggiunto anche un pizzico del mio adorato eyeliner di Superfluid, l'Azure, perché secondo me a questo punto di turchese stava benissimo. Adoro questo eyeliner. Comunque, passiamo a un prodotto che ha viralizzato vergognosamente per il viso. È amatissimo, veramente, sto parlando del Beautiful Skin Sun Kissed Glow Bronzer. Ora, io avevo preso il medium e ho sbagliatissimo il colore, quindi l'ho regalato a una mia amica e ho ordinato l'uno Fair. Dunque, arricchito con acido ialuronico e vitamina D, face and body, healthy looking glow. Ce n'è un camion a rimorchio, sono 21 grammi di prodotto, addirittura questo resiste a umidità, sudore, aumenta l'idratazione in solo un'ora, ha un effetto smooth sulla pelle. Allora, se la metà dei claim sono reali, questo prodotto è un game changer da tutti i punti di vista. Ha una texture molto strana, molto particolare ed è più freddo di quanto io me lo aspettassi, rimanendo però nella sfera dei bronzer, però è un bronzer che va molto verso la neutralità a livello di sottotono e ha una texture molto molto particolare che poi si fissa molto bene. Io utilizzerò il pennello che uso sempre per i prodotti in crema, che è il solito Buffed Base R01 di Nashi, sempre quello da anni e anni, e andiamo. Si sfuma da solo praticamente. Il colore è molto molto bello, devo dire. Proprio bello questo prodotto, veramente veramente bello, anche se è più appunto freddo e bisogna trovare il tool giusto, altrimenti su una base settata la può spostare per la frizione che fa il pennello, ci vuole un pennello magari più fluffy, è la prima volta che è una texture molto cremosa, secondo me ci vuole un pennello leggermente più fluffy di questo, ma si impara mano a mano. La voglio provare anche per il contouring al naso, ecco, infatti con un pennello che non se lo tira dietro il prodotto, in realtà è facilissimo da applicare veramente. Veramente un bel prodotto, solo da capire qual è il pennello più adatto. Poi hanno viralizzato un sacco di blush, devo dire, ma quelli che hanno proprio viralizzato di più in assoluto sono secondo me due. I nuovi Sunday Picnic di Shiglam li ho visti ovunque e ragazzi, hanno una texture stupenda. Questi blush sono bellissimi, sono una mousse fouetté che però a contatto con la pelle, guardate, si lavora, diventano super leviganti, si sfumano benissimo e sono veramente un bellissimo prodotto. Ma il prodotto proprio che si è visto di più in assoluto, proprio che ha invaso l'internet, sono i nuovi blush di Benefit. Erano anni che non vedevo un lancio di Benefit così chiacchierato ovunque, sono molto contenta perché a me Benefit è un marchio che piace. E tra l'altro hanno fatto anche il pennello per questi blush, si chiama Multitasking Cheek Brush, è molto comodo anche da viaggio. E vi dico quelli che sono i due colori che probabilmente ho visto di più, sono sicuramente Shelly e Willa, i due colori che ho visto di più. Shelly è anche il mio preferito ed è un punto di pesca vitaminico, sono molto setosi, molto leviganti, molto sfumabili. Anche Willa è un colore bellissimo, è un nude che ha una punta di mauve all'interno, ha
hanno una texture secondo me ancora più bella dei precedenti, nonostante io ami i blush di Benefit. Credo di essere l'unica a cui dispiace che hanno tolto il pennello, perché in effetti io il pennello nei blush di Benefit lo usavo, mi piaceva molto, però da un punto di vista di impatto ambientale capisco e approvo la scelta, così sono molto più compatti, molto più travel friendly. A onore del vero però c'è un altro bronzer che ha straviralizzato e lo vorrei applicare anche per settare questo, e in particolare è una palette e sono la Made for Shade One Size di Patrick Star. Sia questa che il trio di blush in crema che ho preso, blush polvere crema, hanno viralizzato tantissimo, però visto che hanno viralizzato di più questi blush, vorrei invece proporvi questa. Dunque abbiamo tre shade all'interno che vengono chiamate Light Trio e sono praticamente bronzer and sculpt. Io ho ordinato il colore Light, Light Trio, e sono tre shade, anche se diciamo che a differenza di altri trio per il viso dove è molto evidente il colore freddo, il colore neutro, il colore warm, qui no, infatti devo swatcharli. E forse mi andava bene anche il fair, perché comunque sono piuttosto intensi, soprattutto questa qua un pochettino più scura per me è assolutamente troppo fredda, è assolutamente troppo scura. Questa, ma neanche in piena estate riesco a usarla. Sono polveri molto pigmentate, partirei da quella in alto che mi sembra un pelo più chiara. Comunque vi dico che in generale, se mi piace la formula ed è stramata anche questa, prenderò anche la fair magari. Snatched in one second, please. Wow, super sfumabili, pigmentate però. Mi attento in quella sotto. Sì, devo forse meglio che allora, per l'estate mi va benissimo il Light Trio, per l'inverno è meglio che io prenda il Fair. Però le polveri sono veramente molto sfumabili, molto belle. Capisco perché è un prodotto che ha viralizzato. Sono veramente delle polveri di grande qualità e anche i colori sono molto molto belli. Poi ho sempre paura quando faccio i tutorial perché non capisco mai, cioè dal vivo sembra tutto perfetto, poi in camera sembra macchie, quindi non so mai cosa voi stiate vedendo dall'altro lato. Spero sempre per il meglio. E andiamo ai blush. Dunque, per l'occasione Shelly lo adoro, ma Willa ci sta meglio, quindi andiamo col blush virale e usiamo il suo pennello. Mamma, la bellezza di questo colore. Allora, io di Benefit adoravo il loro pennello, ve ne ho parlato per secoli, quello che era goccia, bronzer and contour col manico tutto lavorato. Questo non mi fa impazzire perché non ha la densità di setole che a me piace, è molto fluffy, quindi va bene così da viaggio, ma non è un pennello col quale io mi toccherei in postazione. Non mi piace proprio la densità di setole, è un po', si apre un po' così, quindi faccio anche fatica a gestire un prodotto pigmentato come questo perché non so bene dove il prodotto andrà a finire quando il pennello tocca la pelle, però da borsetta top, perfetto. Questo blush è stupendo, cioè non ho molto altro da dire se non che è meraviglioso, tutto il web li adora, io sono insieme a tutto il web. Bello bello bello. Ora l'illuminante, anche qua ne abbiamo due che hanno viralizzato, tre che hanno viralizzato. Numero uno l'ho fatto arrivare dagli Stati Uniti, anche qua, Winky Luxe Cheeky Rose Highlighter. L'anno scorso vi ho parlato dei blush a forma di rosa stupendi di Winky Luxe, adesso hanno fatto gli illuminanti. Questo è il colore champagne ed è bellissimo. È esteticamente bellissimo, oltre ad avere una formula bellissima, guardate qua che meraviglia, quanto è specchiato. L'unica cosa, non mi ci soffermo perché l'ho preso appunto da Amazon America, non so perché Sephora non tiene più né i blush a rosa né questo, boh, non lo so. Ma l'altro, non manca qualcosa? Ah no, ecco, l'altro prodotto che ha straviralizzato sono i nuovi Blush Liquid Blusher in versione highlighter di Mitch. Lì ho preso due colori, Candy Drip e Champagne Spray. Sono un prodotto molto particolare perché ad esempio questo sembra un blush, no? Dici cavolo, è rosa scurissimo, cioè guarda qua, no? E poi invece cosa fai? Tu lo tamponi, lo massaggi, lo lavori e va via, è come se andasse via la base colore e rimanesse questo effetto super super specchiato. E secondo me Mitchell lavora benissimo con i suoi prodotti. Questo è Champagne Spray, sì, bello come lo vedete lì. Questo è Champagne Spray, bellissimo, ha quasi un punto di pesca e poi tu lo lavori
è bellissimo. Per me è un pelo scuro, però è proprio bello, cioè, per l'estate va benissimo. Comunque questi sono sicuramente quelli che io ho proprio visto viralizzare a nastro, a nastro, a nastro. E ho visto viralizzare tantissimo questo di Revolution, che è il Bright Light Highlighter con quarzo. Di questo io ho preso il colore Strobe Champagne, e vuole ricordare molto quello di Charlotte Tilbury, però questi veramente su TikTok hanno preso piega proprio a bomba, quindi direi di provare questo. Questo ho notato che, a differenza di quello di Charlotte, swatchato è molto bello, ma sul viso non trasferisce con la stessa intensità, è molto più soft, che non è una cosa negativa, è semplicemente una caratteristica. Cioè, trovo che una volta che lo sfumo finisca un po' in niente, e quindi insomma non è tra i miei illuminanti in crema preferiti, però si può usare, si può far funzionare. Per finire, labbra, e hanno viralizzato questi prodotti, forse sono i più virali di tutti quelli visti fino ad oggi, proprio fuori controllo. Numero 1, il web è impazzito per i Lip Glow Oil, di cui io vi parlavo già anni fa. Sono impazziti, cioè TikTok è impazzito per questi prodotti, sono diventati introvabili in America. Ho visto un sacco di video di ragazze che dicevano l'ho cercato e non lo trovo. Io ho tre colori, ho lo 010 Holo Pink, che è quello glitter, poi ho lo classico 001, che è quello che ha viralizzato, e il pink, e poi ho lo 012 Rosewood, che è il mio preferito, però vi applico quello virale. Hanno un effetto specchio meraviglioso, mi pulirei però le labbra, sono bellissime questi qua. Ora, è molto strano che viralizzi un olio labbra quasi in colore, eppure proprio ma tantissimo, gente che si mette contro luce a far vedere l'effetto di luce riflettenza, e poi ha questo effetto mentolato fresco. A me piacciono molto i glow oil, sì, e ripeto, hanno veramente viralizzato questa qua, ma non un po', cioè. E l'effetto è bellissimo. Era bellissimo anni fa, è bellissimo oggi e sarà bellissimo sempre. Poi ha viralizzato tanto, tanto, tanto il nuovo di Fenty Beauty, il Cherry Treat, che è un altro lip oil. Mi sa che a TikTok piacciono i lip oil. Super carino il packaging. Stesso applicatore. Profumo di ciliegia spinta, fruttato direi. E la differenza fondamentale per me tra questo e quello di Dior, nonostante il risultato esteticamente sia identico per quanto mi riguarda, è che quello di Dior è gelificato, è quasi colloso, ha questo effetto plumping, ma che mette uno strato sulle labbra, no? Il che lo rende anche leggermente più long lasting di un classico lip oil. Questo invece è proprio acqua, quindi sparisce più velocemente, però ha lo stesso identico effetto specchio, costa appena meno. Questo ha una sua trama, l'avete visto, vedete, guardate, ha proprio, vedete, ha una texture, sembra un gel oil lo chiamerei, e tra l'altro mi piace perché ha le linee color reviver, quindi sia questo che il pink reagiscono col pH della pelle e qui delle labbra, scusate, e quindi diventa più rosato, questo invece no, però insomma sono due prodotti molto molto belli. Poi ha non viralizzato un po', ha invaso l'internet e non so perché, il 3D Hydra Lip Gloss di Kiko nel colore 17. Ora, io trovo che ci siano colori più belli di questo gloss, i gloss di Kiko di questa linea sono molto belli. Questo non è il mio colore preferito, però ve lo mostro perché è quello che ha viralizzato. E non ne vado pazzissima perché il glitter è molto dorato per i miei gusti, e però è un gloss bellissimo. È super specchiato, fa questo effetto labbra anche qua. Super super polpose, vedete, è bellissimo, bellissimo, meraviglioso. Però diciamo che io li preferisco specchiati, magari non con tanto glitter, ma questo è un gusto mio. Però è un prodotto bellissimo, e il 3D Hydra Gloss, che colore colore prendete, cascate in piedi, cioè dai, ciao. Ma ha viralizzato un sacco anche un prodotto che era in voghissima anni fa, poi in Italia non è più stato distribuito ed è tornato, il famosissimo Black Honey di Clinique. Questo è un rossetto dove si deve vendere, non so, 10 al minuto nel mondo, super famoso, è tornato finalmente, quindi ve lo mostro. Questo ha super viralizzato ed è un rossetto che sembra nero dallo stick, infatti si chiama Black Honey, in realtà poi diventa questo colore quasi labbra mordicchiate, poi più lo stratifichi più pigmenta,
però ha questo colore che io definirei un rosewood. Molto bello, è proprio un prodotto amato da 25 anni, cioè un prodotto veramente storico, se volete, della beauty community, che secondo me ha sempre la sua ragione d'essere. Sono molto contenta che sia tornato. Ma il prodotto che ha viralizzato labbra più di tutti, grazie a una ragazza bionda, bellissima, che ha detto che è il lip gloss, se non sbaglio, più glossato che abbia mai provato, è il Maracuja Juicy Lip Plump di Tarte. Ragazzi, questi sono esploso. Ora, io non amo quelli che pizzicano e dicono che questo pizzichi, ma dicono anche che il risultato sulle labbra sia una roba mai vista prima in un gloss, in stick, perché questo è come un gloss in stick. Io ho preso il colore Primrose e ho paura un po', ma adesso lo proviamo. Ma la gente è impazzita, non sto scherzando, questo si è visto veramente per tutto TikTok. Wow. Wow. Sapete che io adoro questi qua, i rossetti di questa linea di Tarte. Questo qua però è la versione plump. Arriva, lo sento. Ma pizzichi o mentoli? Devo capirlo. Comunque l'effetto è bellissimo, voglio altri colori. Com'è vitaminico? Questo è Primrose, è super girly. Mi piace. Mi sembra che mentoli va bene, pizzichi meno, lo godo meno, ma mentoli, ok. Bene, questi sono i prodotti che hanno viralizzato, ne manca uno. L'assistant me lo dovrebbe aver portato o no? Assistant? Siete pronti? Ebbene sì, è una tecnica usata in estetica professionale da tantissimo tempo, ma TikTok se ne è accorto oggi, e sto parlando della crioterapia, quindi il trattamento con ghiaccio. E cosa si sono inventati? Questa azienda che si chiama Contour Cube, che è un'azienda australiana, ha creato il modo per fare il trattamento col ghiaccio, perché non so, avrete visto su TikTok tutti che mettono la faccia nel ghiaccio la mattina ed è diventato il nuovo trend, quando in realtà, ripeto, in estetica professionale si fa da 50 anni. L'unica cosa che non viene detta su TikTok e non voglio fare disinformazione è che il ghiaccio può fare bene e male allo stesso tempo. Bisogna usarlo con cognizione di causa, ci sono certi tipi di pelle che non possono usarlo, ma questa azienda cosa ha creato? Ha creato questo, esiste così o più piccolo, questo è il formato standard. E lo potete, c'è chi lo riempie con la polpa dell'aloe, c'è chi lo riempie con la roba fatta con la frutta pestata o semplicemente con ghiaccio. E semplicemente, ora non lo farò, ma va passato velocemente su tutto il viso. Il ghiaccio dà un sacco di benefici, permette di ottenere un effetto di restrizione dei pori, stimola la circolazione, tonifica la pelle, ossigena la cute. Il problema qual è? È che il ghiaccio può essere altamente corrosivo, quindi tenendo il ghiaccio troppo fermo in una zona possiamo andare a bruciare, a lesionare la cute. Possiamo andare a rompere i capillari. Un capillare già fragile non sopporta uno sbalzo termico di questa portata, quindi 37 gradi, 36 gradi e mezzo della pelle ha la temperatura del ghiaccio. Chi ad esempio ha cuprose capillari rotti, questa roba non dovrebbe farla, infatti io la faccio nella zona del contorno occhi a volte. Però ha anche molti benefici, quindi il ghiaccio non dovrebbe restare sulla zona della pelle per più di 1-2 secondi al massimo, quindi va mosso molto velocemente e non va mai fatto per più di 10 minuti, che poi 10 minuti per me sono anche troppi. Cioè una volta che l'avete fatto, quei 3-4 minuti, ha un effetto anche di reazione termica molto bello, che ha un'azione tonificante, quindi anche anti-aging in un certo senso. Però ripeto, si passa molto velocemente. No, non lo passi chi ha i capillari rotti, non lo tenete troppo fermo in una zona e se avete la pelle molto sensibile dovete creare una barriera protettiva. Quindi non mettete il ghiaccio a pelle direttamente, ma mettete, non so, una velina, un qualcosa che vi crea la protezione. Però invece che mettere la faccia nel ghiaccio, rovinarsi l'attaccatura dei capelli, bla bla bla, questo è geniale. Cioè il Contour Cube è geniale. Tra l'altro, cosa, come si fa? Ha un buco qua, voi lo riempite nell'acqua, ve lo spieghiamo. Lo riempite per circa il 90%, lo lasciate in freezer, pronto all'uso, ciao. Ed è geniale, cioè per fare il trattamento col ghiaccio, è geniale se è quello che volete fare. Io lo adoro, cioè è comodissimo. E c'è anche piccolino solo per il oculare. Però ecco, mi raccomando, attenzione, il ghiaccio ha benefici e ha dei rischi. Quindi fate le cose da persone intelligenti. Bene, questo è tutto. Non vedo l'ora di avere altri che vi realizzino altri prodotti per rifarli, perché io adoro fare il video sui prodotti virali su TikTok. Spero di cuore che il video vi sia piaciuto. Scusate se non ho messo il mascara, ma adesso vado a girarvi un video su che dovete vedere. Non vedo l'ora. Un bacione!